Oggi parliamo di danza classica perché sono un'insegnante di danza classica. Chiediamoci prima un po' l'origine della danza. Nasce tanto tanto tempo fa come forma di espressione, nasce ancora prima della parola come forma di comunicazione, come un linguaggio. Poi sono passati tanti anni e si è sviluppata nel corso del tempo la tecnica accademica. Una tecnica sicuramente molto rigorosa, con severe regole da rispettare, che lavora principalmente sul corpo, un corpo che deve essere forgiato in base a delle linee particolari, un corpo che ambisce giorno dopo giorno a ottenere una perfezione che non esiste. Ma questa perfezione di cui spesso parliamo serve solo come stimolo a chiedere un passo dopo l'altro sempre di più a noi stessi. Però quali sono i benefici che la danza classica ci dà? Sicuramente migliora la nostra postura, il nostro portamento, conferisce al nostro corpo eleganza, raffinatezza, grazia e compostezza. Ma non si limita a lavorare solo sul corpo, lavora anche sulla mente e sul carattere, perché lo forgia, lo irrobustisce. Chi pratica danza classica sicuramente deve avere un carattere forte, perché deve lavorare duramente giorno dopo giorno. Un carattere che deve essere abituato al rispetto delle regole, al senso del sacrificio, a rispettare la severa disciplina e quindi anche sviluppare un senso analitico e critico, perché la danza ti educa a riconoscere il bello delle cose. Spesso non siamo più abituati, per cui fare danza ci porta a riconoscere l'arte. La cosa che mi ha sempre affascinato della danza, fin da quando ho iniziato, è che tutto lo sforzo che noi danzatori dobbiamo esercitare per sviluppare un movimento oppure per fare una variazione di repertorio classico, di virtuosismi, deve essere accuratamente mascherato con una grande capacità interpretativa, perché tutto è espressione. Per ritornare quindi al messaggio di prima, tutto è comunicazione, nulla si deve vedere se non il ruolo che stai rappresentando. Per cui io nel corso degli anni sono arrivata a questa conclusione, che la danza classica e i suoi benefici non devono essere solo un privilegio per chi pratica danza classica ai fini professionali, quindi per ambire a diventare un ballerino professionista. Anzi, dovrebbe essere esercitata da tutti. È vero, perché produce grandi benefici, vantaggi per chiunque. Il primo vantaggio principale, secondo me, è quello di educare le persone ad apprezzarla di più, a sviluppare quel senso critico che gli permetterebbe di andare a teatro in un altro modo. Oggi io sono nelle vesti da ballerina, pur essendo un'insegnante, perché voglio mostrarvi un esercizio che prende parte durante tutte le lezioni della tecnica classica e che racchiude un po' tutti questi concetti di cui vi ho appena parlato. Quindi necessita di una grande tecnica, di un grande controllo, di una capacità espressiva, interpretativa e di un grande senso di musicalità. Sto parlando dell'adagio che in questo caso svolgerò al centro. Thank you.
sono qui per spiegarvi come si sviluppa un développé piuttosto che una prima arabesque, ma per porre la vostra attenzione sui passaggi, perché credo che la danza vera, quella fatta con qualità, venga a vedersi nel passaggio tra un movimento e l'altro, nella cura con cui si attraversano i movimenti, quindi nella cura del dettaglio, che da una grande posa vado in una prima arabesque, nel respiro che mi serve prima di sostenerla, nel modo in cui porto le braccia, nell'amore che trasferisco in un semplice pas de bourrée en suivi. È tutta questa cura del dettaglio, questa voglia di trasmettere anche attraverso i polpastrelli, lo sguardo, la fierezza del corpo, che stiamo trasferendo un messaggio. Ovviamente tutto questo necessita di un grande controllo e di una buona preparazione tecnica. Prima di andare via vorrei condividere con voi un'esperienza di vita. Ci tengo a farlo perché a me ha dato tanto. Dovete sapere che tempo fa io questo lavoro non lo volevo fare. Tante persone, nel periodo in cui ballavo, continuavano a dirmi: tu hai delle qualità utili all'insegnamento, devi insegnare, sei portata. E io oggi ricordo ancora con fermezza con quanta testardaggine dicessi a tutte queste persone: io non insegnerò mai. Oggi sorrido perché vedo un percorso enorme che si è svolto nel tempo, perché ero veramente testarda, mi ero intestardita su questa convinzione. Però la cosa strana è che io allontanavo l'insegnamento da me non perché avessi fatto qualche prova, ci fosse stato un tentativo fallito, no, ero semplicemente concentrata su un aspetto della danza. Vedevo la danza solo come ballerina e basta. Quindi, focalizzando tutta la mia attenzione solo su quello, non vedevo altro. Poi a un certo punto mi sono resa conto che in fin dei conti stavo rinnegando tutti quei maestri che avevano contribuito alla mia formazione, tutti coloro che con amore e insistenza mi avevano reso la persona che ero. Per cui ho detto: proviamoci. È bastato solo quello, aprirmi alla possibilità di farlo. Ancora ho la pelle d'oca perché era un tentennamento che facevo proprio per inizialmente dimostrare a me stessa che non ce l'avrei fatta. Sembra strano, ma alla fine la vita continuava a pormi esperienze su esperienze che mi palestravano in quel ruolo e che mi confermavano che mi stavo sbagliando. Ed è incredibile come di punto in bianco io poi mi sia ritrovata a svolgere un progetto di formazione per giovani talenti accanto a una delle figure con la quale io sono cresciuta, il mito di una étoile con cui io a cui mi sono sempre ispirata, la Giselle più bella di sempre, la figura artistica che mi ha dato l'arricchimento maggiore che potessi desiderare dalla vita. Per cui io a quelle persone che mi hanno spronata, io devo solo dire grazie, perché mi sarei persa tanto. E la cosa bella è che quelle persone non erano tutti esperti del settore, non c'erano solo maestri di danza o ballerini, ma c'erano anche persone che con la danza non c'entravano nulla. Per cui chiudo dando un piccolo consiglio. Tutti gli insegnamenti che riceviamo, talvolta quelli più importanti ci vengono dati non da figure che hanno il ruolo di maestro nel senso stretto del termine, ma da qualcuno che nota qualcosa in noi di cui noi ancora non conosciamo di noi stessi.